Ciao, buongiorno a tutti. Allora, oggi tutorial per realizzare questi orecchini. La foto di un modello analogo mi è stata inviata da un'amica della mia pagina Facebook. Io ho rielaborato e riadattato lo schema in base al mio gusto ed alle mie capacità e voglio proporlo perché presenta questa particolare lavorazione fatta di cerchi sovrapposti che a parer mio danno un tocco di eleganza ai gioielli e al chiacchierino. Vedete, sopra questi cerchi esterni sono stati lavorati questi anelli un po' più piccoli che nel complesso danno vita ad un effetto alquanto gradevole che io apprezzo davvero molto. Fatemi sapere che cosa ne pensate, per qualsiasi cosa scrivetemi. Dunque adesso vediamo insieme come poter creare questi orecchini con il nostro ago per il chiacchierino. Per creare il nostro orecchino, uso l'ago per il chiacchierino numero 5, il filato da uncinetto numero 8, nel cui filo ho già introdotto le piccole perline di conteria della misura 11-0, le cui perline andranno ad abbellire i cerchi esterni del mio orecchino. Volendo, potete anche evitare di introdurre queste altre piccole perline, anche perché il modello è già di per sé ricco. Ma se apprezzate rifare lo stesso modello che vi sto proponendo, dovete introdurne 24. Inoltre avremo bisogno anche di 3 perle, la cui misura può variare tra i 6 e gli 8 mm. Queste perle dovranno però avere un foro abbastanza grande, tanto che l'ago per il chiacchierino vi possa passare tranquillamente all'interno. Quindi cominciamo con l'elaborare il nostro orecchino partendo da questo cerchio che realizziamo con 6 nodi doppi, un pipiolino, 4 nodi doppi, un pipiolino, 6 nodi doppi, un pipiolino con perline, 6 nodi doppi, un pipiolino ed altri 6 nodi doppi. In ciascun pipiolino con perline io introdurrò 3 piccole perline di conteria in modo tale da formare una sorta di triangolino, il cui effetto è più o meno questo. Proseguo quindi con l'elaborare gli altri nodi doppi. Ho quindi lavorato 6 nodi doppi, un pipiolino, 4 nodi doppi, un pipiolino, 6 nodi doppi, un pipiolino con perline, 6 nodi doppi, un pipiolino ed altri 6 nodi doppi. Chiudo il mio cerchio. Ho sistemato dunque con un nodino di sicurezza, realizzando così il primissimo cerchio che caratterizza la parte sottostante del mio orecchino. Adesso elaboriamo un piccolo cerchio che compone la parte sovrastante dell'orecchino. Lo facciamo lavorando 8 nodi doppi, dopodiché ci agganceremo a questo pipiolino ed altri 8 nodi doppi. Quindi lavorato gli 8 nodi doppi, a questo punto mi aiuto con il mio uncinetto che inserisco nel primissimo pipiolino lavorato e con il quale afferro il filato con cui sto lavorando i miei nodi doppi,
In questo modo lo faccio passare attraverso il pipiolino e lo inserisco nel mio ago. Tiro bene e lavoro altri 8 nodi doppi. Ho quindi lavorato 8 nodi doppi. Mi sono agganciata al primissimo pipiolino creato ed altri 8 nodi doppi. Chiudo il mio cerchio. Sistemo con un nodino ed abbiamo ottenuto questo. Quindi questo piccolo cerchio che viene elaborato sopra un altro cerchio più grande. Ne realizziamo un altro identico a quello che abbiamo realizzato ora, agganciandoci però a questo altro pipiolino, quindi 8 nodi doppi. Lavorati i nodi doppi, mi posiziono in questo modo e mi aiuto sempre con il mio uncinetto che inserisco in questo altro pipiolino. Afferro dunque il filato con cui sto lavorando i miei nodi doppi e lo faccio passare attraverso questo pipiolino inserendolo nel mio ago, lavorando quindi altri 8 nodi doppi. Quindi ho lavorato 8 nodi doppi, mi sono agganciata a questo pipiolino ed altri 8 nodi doppi. Chiudo il mio cerchio. Sistemo dunque il piccolo anello facendo in modo che abbia una posizione corretta, ovvero al di sopra dell'anello più grande. Quindi fisso il tutto con un nodino di sicurezza e proseguo con l'elaborare il cerchio successivo, il cerchio più grande che caratterizza la parte retrostante dell'orecchino. Quindi lo lavoro con 6 nodi doppi, dopodiché mi aggancerò a questo pipiolino, lo stesso al quale abbiamo agganciato l'anello più piccolo. Quindi lavoro ancora 8 nodi doppi, un pipiolino con perline, 8 nodi doppi, un pipiolino ed altri 6 nodi doppi. Lavorati 6 nodi doppi, mi posiziono con il mio ago dietro l'ultimo piccolo anello creato. Quindi con l'ausilio del mio uncinetto che introdurrò nello stesso pipiolino che ho adoperato per elaborare l'ultimo cerchio, afferro il filato, lo faccio passare attraverso il pipiolino stesso e lo inserisco nel mio ago. Quindi tiro bene e lavoro i nodi doppi che completano il mio cerchio. Quindi ho lavorato i 6 nodi doppi, mi sono agganciata a questo pipiolino con l'aiuto del mio uncinetto, ho lavorato ancora 8 nodi doppi, un pipiolino con perline, 8 nodi doppi, un pipiolino e 6 nodi doppi, quindi chiudo il mio cerchio. Nodino di sicurezza. Quindi a questo punto lavoro ancora un cerchio grande che affianca l'ultimo cerchio da noi creato. Lo lavoro con 6 nodi doppi, mi aggancio a questo pipiolino, 6 nodi doppi, un pipiolino con perline, 6 nodi doppi, un pipiolino, 4 nodi doppi, un pipiolino, 6 nodi doppi. Lavorati i primi 6 nodi doppi, dovrò agganciarmi a questo pipiolino, sempre con l'ausilio del mio uncinetto che inserisco nel pipiolino, con il quale afferro il filato che inserisco nel mio ago. Tiro bene e lavoro i successivi nodi doppi.
Quindi ho lavorato seno di doppi, mi sono agganciata a questo pippiolino, seno di doppi, un pippiolino con perline, seno di doppi, un pippiolino, quattro nodi doppi, un altro pippiolino e seno di doppi, chiudo il mio cerchio. Sistemo il tutto aiutandomi con le mani. Nodino di sicurezza. Quindi ora dovremo realizzare altri due piccoli anelli posti nella parte sovrastante della lavorazione, uguali identici a questi due. Quindi lavoriamo il primo con 8 nodi doppi. Lavorati gli 8 nodi doppi, mi posiziono in questo modo e mi aiuto con il mio uncinetto, che inserirò nel pipiolino con il quale ho agganciato questi due cerchi grandi. Quindi inserisco l'uncinetto nello stesso pipiolino, afferro il filato con cui lavoro i miei nodi doppi, lo faccio passare attraverso il pipiolino, lo inserisco nel lago, tiro bene e lavoro gli altri 8 nodi doppi. Ho quindi lavorato 8 nodi doppi, mi sono agganciata a questo pipiolino, altri 8 nodi doppi, chiudo il mio cerchio. Sistemo con un nodino di sicurezza. Voilà. E lavoro ancora un piccolo cerchio, sempre con 8 nodi doppi, mi aggancerò questa volta a questo pipiolino ed altri 8 nodi doppi. Quindi, lavorati gli 8 nodi doppi, mi posiziono in questo modo, mi aiuto con il mio uncinetto che inserirò in questo pipiolino, afferro il filato. Lo faccio passare attraverso il pipiolino e lo inserisco nel mio ago. Lavoro quindi gli altri 8 nodi doppi. Ho quindi lavorato 8 nodi doppi, mi sono agganciata a questo pipiolino ed altri 8 nodi doppi. Chiudo il mio piccolo cerchio. Sistemo con un nodino di sicurezza. E quello che abbiamo ottenuto finora è questo. Direi anche abbastanza semplice, ma comunque d'effetto. Ora dovremo introdurre la perla al centro di questo piccolo quadrifoglio che abbiamo creato. Quindi introduco la mia perla nel mio ago. Quindi la perla la faccio passare attraverso tutto il filato e quindi dovrò a questo punto agganciarmi con il mio ago alla parte opposta corrispondente, quindi più o meno in questo punto. Quindi tiro il mio ago, cercando di sistemare la perla al centro in questo modo. Quindi ora con il mio ago passo nuovamente attraverso l'interno della perla per potermi riportare con il filato dalla parte opposta e quindi poter continuare con il mio lavoro. Quindi inserisco nuovamente l'ago nella perla, tiro bene e sistemo con un nodino di modo da fermare la perla stessa e tutto il lavoro. Ottengo quindi questo.
Proseguo con l'elaborare un arco con 12 nodi doppi. Quindi lavorato 12 nodi doppi, sfilo e lavoro dal lago. Ottenendo così un archetto. Abbiamo dunque concluso l'intera sequenza. Questa sequenza andrà ripetuta per un totale di 3 volte, quindi avremo 3 sezioni composte da un'eguale sequenza. Vedremo ora come è possibile agganciare il lavoro. Quindi lavoreremo il primo cerchio della seconda sezione che andremo ad agganciare alla prima sezione. Lavoriamo quindi il primissimo cerchio e lo facciamo lavorando 6 nodi doppi. Lavorati 6 nodi doppi, lavoriamo ancora un pippiolino ed altri 4 nodi doppi. Quindi lavorati i primi 6 nodi doppi, un pippiolino e 4 nodi doppi del nostro primissimo cerchio dell'intera sequenza, non dobbiamo far altro che agganciarci alla sezione precedente attraverso questo pipiolino. Quindi con l'ausilio del nostro uncinetto ci agganciamo inserendo l'uncinetto stesso nel pipiolino, afferrando il nostro filato che faremo passare attraverso il pipiolino ed inseriremo nel nostro ago. Tiriamo bene, quindi non facciamo altro che proseguire con l'elaborare il cerchio, quindi 6 nodi doppi, un pipiolino con perline, 6 nodi doppi, un pipiolino ed altri 6 nodi doppi. Ecco quindi completato il primo cerchio della seconda sezione che ci tenevo a farvi vedere per poter capire come poter agganciare il lavoro. Quindi il resto della lavorazione è assolutamente uguale alla precedente, quindi direi che a questo punto possiamo proseguire con l'elaborare il resto dell'orecchino e poi ci vediamo alla fine per poter chiudere insieme l'orecchino stesso. Dunque, sto lavorando per la terza volta l'intera sequenza, quindi sono alla terza sezione, che è questa, e ora elaborerò il cerchio grande posto nella parte sottostante del mio orecchino, con il quale mi aggancerò alla prima sezione. Quindi lavoro il cerchio grande con 6 nodi doppi. Lavorati quindi i 6 nodi doppi, mi aggancio al cerchio precedente attraverso questo pippiolino aiutandomi con il mio uncinetto. Quindi faccio passare il filato e lo inserisco nel mio ago. Tiro bene e lavoro ancora 6 nodi doppi, un pippiolino con perline e 6 nodi doppi. Lavorati quindi gli altri nodi doppi, devo agganciarmi alla prima sezione. Per farlo mi posiziono in questo modo, quindi inserisco il mio uncinetto nel pippiolino lavorato nel primissimo cerchio elaborato appunto nella prima sezione. Quindi faccio passare attraverso questo pippiolino il filato e lo inserisco nel mio ago. Quindi tiro bene e proseguo con il lavorare ancora 4 nodi doppi, un pippiolino ed altri 6 nodi doppi. Quindi chiudo il mio cerchio. Quindi si
sistemo con un nodino di sicurezza e quindi con questo cerchio ho agganciato completamente il mio lavoro. Non resta altro che realizzare i due piccoli cerchi che caratterizzano la parte sovrastante dell'orecchino. Col primo cerchio mi aggancerò in questo pippiolino, col secondo cerchietto mi aggancerò a questo pippiolino, quindi inserisco la perla e lavoro l'ultimo arco con i 12 nodi doppi. Ho quindi lavorato il mio ultimo archetto che non faccio altro che fissare in questo punto. Faccio passare l'ago così lo fisso nel retro dell'orecchino. Ho già tagliato il mio filo di modo da svolgere l'operazione con più facilità. Quindi sistemo il mio arco agganciandomi con l'ago in questo punto. Tiro, sistemo con due nodini di sicurezza per poter chiudere il lavoro. E voilà, il nostro orecchino è terminato. Questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Non resta altro che nascondere i fili all'interno della lavorazione, quindi rifinirlo ed eventualmente, se preferite, anche inamidarlo. Spero che il tutorial vi piaccia, a me questo motivo piace particolarmente. Se avete domande, commenti, suggerimenti da fare, potete tranquillamente scrivermi. Io vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutte!